Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Car Meccanic Simulator. Allora, andiamo avanti con la nostra bella Dacia. Allora, chiudiamo il cofano, rialziamo il macchinazzo e andiamo a ricostruire tutto quello che ci rimane da fare. Allora, prima cosa, scusami, la scatola del cambio. Mi sembra giusto così. Abbiamo, non ci sono elementi. Azzo, dobbiamo comprare questo albero di trasmissione e lo compriamo subito, ovviamente. Alberello di trasmissionello, ecco qua. Perfetto. Allora, ci serve il motorino di avviamento. Anzi, no, prima di questo dobbiamo mettere la sezione di scarico. Va bene. Dovrebbe essere questo? Scusami, yeah. Questo lo possiamo mettere dopo. Accessibile dal vano motore. Vabbè, allora completiamo prima tutto quello che c'è da completare qua. Il boccolame ce l'abbiamo. Questa non l'abbiamo? Ah no. Dicevo io. Ok, questi li dobbiamo comprare. La barra antirollio lo dobbiamo comprare. Ok, compriamo anche questa. Questa la leviamo. Questa è. Questi qua. Ah, la biella d'accoppiamento interno la dobbiamo comprare. La biella. Dove sta? Mi sono perso la biella. Eccola qui. Ok, la mettiamo. One e two. Questo qui ce l'abbiamo? No, come si chiama? Biella d'accoppiamento esterna. Eccola qui, 2. E anche questa la mettiamo a posto. Perfetto. Qua come stiamo? Siamo messi male. Questo è il braccio inferiore di sospensione. Le sospensioni gliele andiamo a mettere. Perfetto. Andiamo a prendere anche il braccio di sospensione. No, aspetta, non è questo ma è l'altro braccetto. Ok, ne mettiamo due, one, two e three. Ok, qua ci abbiamo le boccolette. Quando ne abbiamo? Una? Ok, devo andare a prendere, dai. Un attimo a prendere le boccole. Anzi, mettiamo prima qua. Ok. Il dischetto dei freni. Dentro ci mettiamo niente perché il cuscinetto lo dobbiamo comprare. Questo qual è? Posteriore? Non l'abbiamo comprato ancora? No, allora lo compriamo. L'albero, questo qui. La molla posteriore. Il tappo della molla. Poi questo qua lo dobbiamo comprare, anzi no, ne compriamo due. Perfetto. Ah, vero, devo comprare anche questi. Il cuscinetto per il mozzo lo dobbiamo comprare. Ce l'abbiamo il cuscinetto del mozzo? Sì, ne prendiamo quattro. Ma io direi di farci una bella scorta, ragazzi, che ne dite? Ok, 50 vanno bene. Questo è l'asse di trazione anteriore. Di questi ne dobbiamo comprare uno. Ok. Perfetto. Ci mettiamo anche questo. One e two. Ecco qua. Due. Purtroppo quando ho fatto la lista evidentemente ho tralasciato sicuramente qualcosa. Allora, la gomma che andiamo a mettere dopo. Qua gli devo comprare queste due cose. Vabbè, andiamo a fare di là. Ok, ci mettiamo anche questa. Ah, quella lì la dobbiamo smontare, non dobbiamo dimenticare.
qua siamo a posto, qua sta a posto. Completiamo le cose meccaniche. Ah, il mozzo della ruota anteriore. Perfetto. Mettiamo anche questo qui. Fai così. Il disco dei freni. La pastiglietta. La pinzetta. Ok, vai col tango. Mi manca... ah, questo qui, la pipetta. Ok, perfetto. Magari ci completiamo il motore. Ma sì. La pompa da ABS la dobbiamo comprare, ovviamente. E allora facciamo così. E facciamo qui. Un modulo ABS. EQ. Pompa ABS. Coperchio, ok. Fusibili, questi qua 2, questi qua 2, questo 1, tipo di relè C, ok, mettiamoci anche questo. Che cosa manca qui? Questo, il coperchio del collettore, che andiamo a comprare subito. Perfetto. Allora dobbiamo prendere alleggiamento ventola, alleggiamento ventola normale, giusto? Penso di sì. Alloggiamento ventola. Vediamo pure la ventola allora a questo punto. E dovrebbe essere questo qui. In teoria. Esatto. Perfetto. Che cosa manca più? Manca questo qui. Manca a livello motoristico. Se l'antenati sua mi fa vedere. Ok, manca anche questo. Perfetto. Non l'ho comprata questa. La base dei fusibili. Ah, mi credevo che l'avevo comprata. E invece no. Ma che è successo? Ah no, sono andato a livello 51. Attenzione, questi qua ce li ho? No. Ok. Tipo di relè, questi qua, perfetto. E un altro di questo. Perfetto. Scatola. Che si può chiudere. Perfetto. Allora passiamo di qua. Andiamo a mettere la pompa dell'ABS e il modulo. Ok. A livello motoristico penso che siamo a posto così, giusto? Non credo che manca niente. A parte i liquidi nel motore, ma quello ci pensiamo dopo. Ok, dobbiamo comprare uno di questo. Il silenziatore. Il silenziatore intermedio. E la marmitta catalitica. Poi, questione dello scarico. No, questo qua l'abbiamo voluto. Allora, permesso. Perfetto. E ora adesso andiamo a fare il retro. Bottega. Ah, andiamo a metterci pure questo. Così ce lo leviamo dai piedi. Ok.
Il serbatoio ce l'abbiamo? No, lo dobbiamo comprare, vabbè. Boccola di gomma. Ne vogliono 4. Questa ce la mettiamo pure. Perfetto. E anche qua ci mettiamo tutto. Perfetto. Questo ci va qua. Questo l'abbiamo comprato, sì. Questo va bene. Perfetto, se va bene a te va bene anche a me. Questo l'abbiamo comprato. La boccoletta ce la mettiamo insieme a questo qui. Ci mettiamo anche l'ammortizzatore. Il cuscinetto. Bello bello. Questo qui. Ah, uno solo. Questo lo devo comprare. Questo è cosa? Questo è braccio posteriore, sospensione posteriore. Andiamo subito a comprare. Questo forse non lo devo comprare. Non lo so. Questo ce l'abbiamo già. Questo. Sì, ok. Perfetto. Lo leviamo da qui. Questo qui ce lo mettiamo. L'avevamo sistemato quello? Vabbè. Amen. Ok. Ci mettiamo il cuscinetto. Ci mettiamo l'asse. La pastiglietta. Disco dei freni. La pastiglietta. Ok. Ok. Qua mi sembra che sia tutto a posto, giusto? In teoria questa qui dovrebbe stare qui, no? No. No. Metto una stronzata, sta qua. Perfetto. Vai. E vai. Ok. Mancava qualcosa, no? Dove caspita sta? Ah, ecco qua. Uno su. Ok. Il disco di freno. La pastiglietta. E ci mettiamo ancora la pinza di freno. Ok, dovrebbe stare a posto. Ok. Ci mettiamo anche le quattro ruote. Di solito si va a incrociare, giusto? A posto. Che manca? Ma mi sembra che sta tutto a posto. Vabbè, lo vedremo tra poco perché adesso andiamo a mettere i liquidi necessari. Allora. Buttiamola fuori e vediamo un pochettino se si accende prima. Ok, facciamo la prova del 9. Sentite che sound, eh? Ok. Perfetto, allora portiamolo a lavare a questo punto, perché una bella lavatina ci sta. Vai.
Ok, ci cambiamo ovviamente il colore. Ok, pensiamo agli interni. Punta. Ok. Vabbè, ma ci possiamo... che ci possiamo mettere? Pezzo bonus. Vabbè. Vedremo, vedremo, vabbè. Ok. Ah, era 100 più... Vabbè, ci mettiamo... ci mettiamo in nuovo, dai. Fani. Ah, a posto così. Anzi, facciamo anche una bella lavatina internamente. A posto. E voilà. La portiamo allora alla... a percorso di prova. Così ci facciamo anche la convergenza. Ok, ci facciamo anche la regolazione dei fari. Ok. Perfetto. Passiamo alla colorazione allora a questo punto. Ok, ci abbiamo qualche... oh, cosa di particolare? Mazza, è bruttissima, che è? Ma è bruttissima. Così è meglio, no? Mamma mia, che schifo. Oh, arancione, guarda qui. Opaco? Ma sì. Ma perché così non mi piace, eh? Oddio, pure lucido, eh. Bene. Mi piace. Ci sta. Ok, ragazzi, allora io direi di andare a provarla allora a questo punto. Manca la clip B. Vero, giustamente. Giustamente, senza filtro. Io ho camminato col filtro, poi mi capivo, ho acceso l'auto col... senza filtro. Non va bene, non va bene. Ho fatto una stronzita, ragazzi. Va bene. Ok. A posto. Ok. Ok, ragazzi, andiamo a provare un po' la macchinina. Non va niente la pista da corsa? Non lo so, sinceramente. Facciamo la pista di prova a questo punto. Vai. Oh, mantiene, mantiene, dai.
E là. Non ha senso, ragazzi, fare il giro della pista e nemmeno quella del della velocità, quindi. Perfetto. Ma io direi di sì. Allora, andiamo a venderla, dai. Portiamola fuori, ovviamente. Va bene, va bene. Allora, carrozzeria 91%. Perché? Cosa manca? Ah, le targhe. Mi sembra giusto. Ok. Adesso? 99%. Cosa manca? Scusatemi. Non manca niente. I fari ci sono, le targhe ci sono, questi ci sono, i vetri ci sono. E caspita voi. Qua, per me va bene così. Allora, andiamo a vedere un po'. Il valore vendita è 49.600, quasi 50.000. Il nostro profitto è di 36.000. Il valore dei pezzi 26.400. Il valore della carrozzeria 12.000. E, vabbè, quasi 13.000. Il tuning noi gliel'abbiamo fatto. I bonus condizioni 10.200. Prezzo di acquisto 12.928. Questa qui, se non vado errato, l'ho presa dalla rimessa, da una delle rimesse. Va bene, vendi auto, dai. Vai. Ok, battiamo cassa. Vabbè, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, dove andiamo a fare o questa bella Mustang, una Edgewood Wildcat, oppure una semplice utilitaria come la Royal Town. Vabbè ragazzi, dai, la maggior 84 è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ovviamente commentate, condividete, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, in descrizione come sempre trovate i link per tutte le playlist del canale, noi ci vediamo alla prossima con Car Mechanic Simulator, ciao!